A 4 anni dall'ottenimento della definizione DOP, denominazione di origine protetta, arriva una nuova medaglia per il pane toscano. Il Ministero delle Politiche Agricole ha infatti riconosciuto formalmente il Consorzio di tutela del pane. Un passaggio istituzionale importante per meglio garantire e tutelare questo prodotto toscano. Al Consorzio sono affidati compiti importanti come la gestione del marchio, la tutela e salvaguardia della DOP da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, ma il Consorzio si occupa anche di promozione, valorizzazione del prodotto e informazione al consumatore. La Toscana vanta nel settore dell'agroalimentare in generale grande riconoscimento, il brand Toscana è un brand riconosciuto a livello mondiale. È venuta in mente una cosa alla Giunta regionale di fare una casa comune per tutto quello che riguarda il cibo, perché lì ci sono aziende meno strutturate, meno forti, meno organizzate. Fare una casa comune vuol dire cercare di fare aggregazione, vuol dire diminuire una serie di costi fissi che ci sono e vuol dire dare una prospettiva più credibile a questo mondo che ha bisogno di crescersi. Forma rettangolare, rotonda o ovoidale, crosta friabile e croccante, sapore sciocco, cioè senza sale, ma non insipido, profumo di nocciola tostata, colore dorato, queste le caratteristiche del pane toscano DOP che ogni giorno arriva sulle nostre tavole. Il comitato promotore è nato nel 2001 e fin dall'inizio si è adoperato per utilizzare cereali delle varietà toscane certificate, istituendo un ceppo madre della pasta acida presso l'Università di Pisa e studiando le proprietà del pane toscano. Inoltre, negli ultimi anni, il Consorzio sta promuovendo uno studio innovativo denominato Pane più Days per il confezionamento in atmosfera modificata del pane al fine di prolungare la sua conservazione e quindi la sua distribuzione fuori dai confini nazionali. Ad oggi le imprese certificate che rappresentano l'intera filiera del pane toscano DOP sono complessivamente 63, divise in 45 aziende agricole, 4 aziende molitorie e 14 panificatori. Siamo in 14 i produttori, la distribuzione è assicurata oltre nei punti vendita dei produttori anche nella grande distribuzione tramite Coop e Conad, quindi si copre tutta la regione toscana. E come ho detto dianzi, la quantità di pane prodotto nell'ultimo anno è circa 1 milione di chili e quindi insomma è stata fatta una produzione molto grande. Questa produzione in previsione è in aumento per il prossimo anno, quest'anno del 2020 è appena iniziato.